Buongiorno a tutti, oggi voglio raccontarvi la vera storia del nostro Germano Mosconi. Germano Mosconi è stato un giornalista e conduttore televisivo italiano, famoso per la sua parlata colorita e ricca di volgarità. Mosconi ha iniziato la sua carriera giornalistica negli anni 60, lavorando come corrispondente per diverse testate giornalistiche. Nel 1987 è diventato famoso grazie alla sua partecipazione al programma televisivo La Notte dei Misteri, in cui si occupava di indagini su fenomeni paranormali. La sua presenza sullo schermo si caratterizzava per il suo modo di parlare, molto crudo e volgare, fatto di maledizioni, bestemmie e espressioni dialettali. Il successo di Mosconi è stato in parte dovuto al suo modo unico di comunicare, che gli ha permesso di distinguersi dagli altri conduttori televisivi dell'epoca. Tuttavia, il suo modo di parlare è stato anche al centro di numerose polemiche e critiche, poiché considerato offensivo e poco rispettoso. Negli anni successivi, Mosconi ha continuato a lavorare come giornalista e conduttore televisivo, partecipando a diverse trasmissioni e collaborando con alcune testate giornalistiche. Nel 2012, all'età di 70 anni, è scomparso a seguito di un infarto. Nonostante le sue particolari espressioni linguistiche, Mosconi è rimasto un personaggio di spicco nella cultura popolare italiana, tanto da essere diventato oggetto di meme e di video su internet.